Quarta stazione. Gesù incontra la madre. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia pensantam crucem tua redivisti mundum. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Nella salita al Calvario, Gesù scorge sua madre. I loro sguardi si incrociano, si comprendono. Maria sa che è suo figlio, sa da dove viene, sa qual è la sua missione. Maria sa di essere sua madre, ma sa anche di essere sua figlia. Lo vede soffrire per tutti gli uomini, di ieri, oggi e domani, e soffre anche lei. Certamente, Gesù, tu patisci di fare soffrire in quel modo tua madre, ma la devi coinvolgere nella tua divina e tremenda avventura. È il piano di Dio per la salvezza di tutta l'umanità. Per tutti gli uomini e tutte le donne di questo mondo, ma in particolare per noi famiglie, l'incontro di Gesù con la madre, lì sulla via del Calvario, è un avvenimento vivissimo, sempre attuale. Gesù si è privato della madre perché noi, ciascuno di noi, anche noi sposi, avessimo una madre sempre disponibile e presente. A volte ce ne dimentichiamo, purtroppo, ma quando ci ripensiamo ci rendiamo conto che nella nostra vita di famiglia innumerevoli volte siamo rivolti a lei. Quanto ci è stata vicina nei momenti difficili, quante volte l'abbiamo raccomandato ai nostri figli, l'abbiamo supplicata di intervenire per la loro salute fisica e ancor più per una protezione morale. E quante volte Maria ci ha ascoltato, ce la siamo sentita vicina a confortarci con il suo amore materno. Nella Via Crucis di ogni famiglia, Maria è il modello del silenzio che pur nel dolore più straziante genera la vita nuova. Possiamo non ricordare in questo momento anzitutto la sciagura che è avvenuta in questa zona, quanta sofferenza, quanto coraggio, quanto forza, quanta buona volontà. Si è passato qui un momento molto drammatico, molto tragico. Poteva essere peggio, ma dobbiamo ricordare tutte le persone qui presenti in questa zona particolare di grande amore e anche di grande speranza, perché hanno saputo dignitosamente affrontare i pericoli e i disagi. Non possiamo non ricordare Padre Pio che è stato un uomo della sofferenza, del dolore, dell'amarezza, della calunnia. È stato anche condannato. È stata negata la celebrazione della Santa Messa. L'hanno tradito pure quest'uomo, che ha scoperto dentro di sé le piaghe di Cristo e le sue mani insanguinate dimostrano davvero la grandezza, l'umiltà di questo uomo che tutto il mondo ammira. Padre Pio rappresenta in un certo senso Gesù Cristo, l'uomo del dolore, ma l'uomo della speranza e della fiducia. Raccomandiamo a lui
la nostra preghiera. Raccomandiamo a Lui anche questo fiume che passa, che proverà a correre i pericoli. Raccomandiamo a Lui la nostra buona volontà, il nostro impegno. Raccomandiamo a Lui che preghi per noi, perché la nostra gente meravigliosa si muova, esca, si incontri con Dio, con la Chiesa. Non restiamo chiusi nei nostri luoghi. Amiamoci gli uni con gli altri, con gioia, con amore, con amicizia profonda, perché si faccia una sola città, una città viva, operante, dinamica, una città colta, una città decente, meravigliosa, che ha bisogno di confidenza e di conforto. Grazie, Padre Dio, per la preghiera che farete per noi, per questa città, per tutti questi ragazzi, questi giovani, carissimi giovani, che hanno tanto lavorato, con molto impegno, con molta volontà e con molta fede hanno lavorato, trasformando queste vie come le vie della croce, come le vie che portano al Calvario di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che metta a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male.